Ragazzi, complimenti! Uno di voi ha vinto la maglietta del Liverpool per aver indovinato le 6 partite di Champions League di ieri sera. Nel momento in cui sto facendo il video, ci sono 3 vincitori perché giovedì dovremo aspettare chi si indovinerà di più al minuto del primo gol di Feyenoord e Lazio perché c'è lo spareggio di questa sera. Per sapere chi ha vinto la maglietta di Núñez del Liverpool, seguitemi su Instagram perché poi lo scriverò nelle storie. Amici sportivi, amici scommettitori, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Ci sarà la possibilità anche per voi di vincere. Questa volta non metterò in palio una maglietta, ma metterò in palio 20 euro per chi indovinerà 5 partite della Serie A che vi dirò durante il video. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale. Vi ricordo che per me è importantissimo e per voi è gratuito. Lasciare un bel like e seguitemi su Instagram. Adesso non perdiamo altro tempo, prendete carta e penna perché sto per partire con il primo match di questa sera che è Udinese-Lecce. Partita che secondo me vede favorita leggermente i friulani, anche se entrambe le squadre non vincono da ben 5 partite. Gli uomini di Sotil, che sembravano essere partiti a razzo, si sono a un certo punto arrestati e hanno conosciuto una lieve flessione. Quindi in questo momento si trovano sempre in una buona posizione di classifica, ma devono ritrovare la vittoria se vogliono rimanere attaccati al gruppetto di testa. Per quanto riguarda il Lecce, è una squadra che offre le sue migliori prestazioni in casa, anche se ha perso contro Juve, Inter e Fiorentina, con la Fiorentina ha pareggiato. Ah, le ha sempre comunque messe in difficoltà, fuori casa un pochino fa più fatica, quindi è una buona occasione per i bianconeri di tornare alla vittoria, vi dico uno, con un'ottima quota di 1,55. Passiamo alle partite del sabato e si parte con Empoli-Sassuolo. Questa è una partita che non saprei decifrare molto bene. Il Sassuolo che arriva dal 4-0 contro il Napoli, su quello non ci possiamo fare niente, il Napoli in questo momento è irresistibile per qualsiasi squadra. L'Empoli ha 11 punti in classifica, quindi va discretamente bene, leggermente più in alto della zona retrocessione, però insomma è una partita molto molto equilibrata dall'esito assolutamente non scontato. Io qua vi dico over 1,5, dato che le ultime 5 partite di entrambe, se non mi sbaglio, sono finite con questo risultato qua, over 1,5, quota 1,20. Salernitana-Cremonese, attenzione ragazzi, cosa succede? Cosa succede? Che la Salernitana sta affrontando veramente un ottimo periodo della sua storia calcistica. È un record di 16 punti in 12 partite mai fatto dalla squadra campana nella sua storia. La Cremonese è ultima a 5 punti, però occhio perché la Salernitana ha vinto in casa della Lazio e potrebbe esserci una certa leggerezza mentale, potrebbe fare l'errore di sottovalutare la Cremonese in quanto ultima. Quindi, non so, non sono così propenso a mettere l'1x come faccio di solito quando gioco la Salernitana in casa. Credo che sarà un po' distratta da questa vittoria in casa della Lazio. Quindi, multigol 1-3 ospite della Cremonese. Segnatevelo, segnatevelo, segnatevelo. Atalanta-Napoli, un big match, forse il big match del sabato, perché poi domenica ci saranno altri due big match importantissimi. Atalanta-Napoli è una bellissima partita, la prima contro la seconda. Napoli che in questo momento sappiamo quello che sta facendo, ma l'Atalanta non è da meno, ragazzi. 27 punti, solo 5 punti meno del Napoli. E qua vedo una partita assolutamente di pieno equilibrio. Vedo equilibrio soprattutto all'inizio della partita, specialmente nel primo tempo. Voglio adottare una quota, voglio applicare una quota che applico di solito in partite tutto sommato equilibrate, che è l'under 1,5 primo tempo. Qua i bookmaker me la danno a una quota di 1,50, quindi leggermente più alta rispetto al solito e secondo me ne vale la pena provarci e giocarla. Chiudiamo con la partita del sabato che è Milan-Spezia. Qua ragazzi, Milan che settimana scorsa ha perso col Torino, ma sono certo che abbia perso. Primo perché il Torino è una squadra in ottima forma e secondo perché c'era in ballo la qualificazione in Champions. Adesso che la qualificazione Champions è stata messa in tasca ed è andata in archivio, Milan-Spezia 1, quota 1,25. Andiamo alle partite di domenica che partono con Bologna-Torino. Sono due squadre che stanno attraversando un buon periodo di forma. 3 vittorie di fila per entrambe, di cui una in Coppa Italia per tutte e due. Vi dico che sono due squadre che il Torino ha una classifica ottima, diciamo più che buona. No, ottima ma più che buona. 17 punti. Il Bologna
Con queste due vittorie si è ripreso, è salito a 13 punti, sicuramente può migliorare la sua classifica, però molto meglio rispetto a un paio di settimane fa. Vi dico gol, perché qua le squadre mi piacciono, sono in fiducia, il gol è quotato molto bene a 1,90 e quindi secondo me ci sta tutto. Quindi Bologna-Torino, gol. Monza-Verona, sfida difficile, soprattutto per il Monza, che secondo me si era un po' illuso dopo i 10 punti fatti in 4 partite, è tornato a perdere, è tornato a perdere come gli succedeva a inizio stagione, soprattutto ha perso uno scontro diretto col Bologna che avrebbe potuto portare almeno un punto in casa e questo è molto male per il Monza, molto male. Il Verona che sta andando malissimo, 5 punti. Non lo so, ragazzi, io qua secondo me sarà una sfida tesa, quindi pochi gol e under 3,5 quota 1,35. Vi dico così. Sampdoria Fiorentina, eccola qua, per me sarà la sorpresa della giornata. Fiorentina che giocherà questa sera in Conference League, ieri sera in realtà, perché adesso che sto facendo il video è giovedì, quindi ieri sera ha giocato la Fiorentina in Conference League, non so cosa abbia fatto. E la Sampdoria di Stankovic credo che si debba tirare fuori dal pantano. Credo che sia arrivato un allenatore come si deve. La Sampdoria può farcela, può conquistare almeno un punto in casa. E vi dico 1x con un'ottima quota di 1,80. Roma, Lazio e Juve Inter sono le ultime due partite. Quindi iniziamo ad analizzare il derby. Roma, Lazio è un bellissimo derby, forse il più sentito in Italia, direi, anche più di Inter Milan. Lo dico da interista, eh. Però credo che Roma-Lazio sia molto molto più sentito rispetto a Inter Milan. Comunque, Roma che ha 25 punti, Lazio che ha 24 punti. Sono due squadre che sono partite molto bene in campionato. Ovviamente c'è stato qualche scivolone. Vedi la Lazio contro la Salernitana 3-1, la Roma che ha perso contro il Napoli in casa. Insomma, comunque qua vedo una bella partita. È un derby, solitamente negli ultimi derby tra Mourinho e Sarri ci sono stati over e gol, tanti gol, quindi qua vi dico over 2,5 quota 1,90, anche perché è un derby d'andata. Quindi ci sta che sia teso ma non troppo, over 2,5 quota 1,90 oppure mettete anche gol che più o meno ha la stessa quota. Juve-Inter, stesso ragionamento ragazzi, anche se qui chi perde secondo me esce un po' fuori dalla lotta scudetto, soprattutto la Juventus se dovesse perdere. Partita che potrebbe finire in tutti i modi, ragazzi, attenzione, perché non sono così convinto che l'Inter vada lì a fare una passeggiata, perché quando c'è l'Inter di mezzo, la Juventus dimentica ogni crisi e si trasforma, se c'è solo l'obiettivo Inter per quella serata. Quindi vi dico, under 1,5 primo tempo, possibile anche qui. Oppure alla fine potrebbe essere una partita totale da over 2,5 e gol. Over 2,5 quota 1,95, il gol quota 1,75. Quindi direi di stare su queste cose qua, su under, over e gol, piuttosto che su 1x o 2. Va bene ragazzi, allora abbiamo finito. Le partite che dovrete indovinare per vincere i 20 euro sono Bologna-Torino, Monza-Verona, Sampdoria-Fiorentina, Roma-Lazio e Juve-Inter, quindi tutte quelle della domenica. Per chi mi conosce lo sa già, solamente 1x o 2, per chi sta guardando per la prima volta il mio video, avviso che non valgono né under e over, né gol, no gol, né doppie chance, solo 1x o 2. Per quanto riguarda le vostre schedine, vi consiglio sempre di giocare massimo 3 partite in ogni schedina, di giocare solamente quello che vi potete permettere, ma con 3 partite per schedina state sicuri che vincerete la maggior parte delle volte. Che dire, siamo arrivati alla fine. Settimana prossima non ci vedremo con la Champions, ma ancora con i pronostici della Serie A. Vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like e seguirmi su Instagram. Io vi auguro una montagna di fortuna e vi mando un grande saluto dal vostro Fantabet. Ciao!